Bentornati amici radioascoltatori di Live Social con le nostre interviste storie, sempre qui sulle frequenze di Radio News 24, pronti a tenervi compagnia. Oggi per la nostra rubrica dedicata allo sport parleremo di una figura importante, la figura del personal trainer, l'importanza di rivolgerci a un personal trainer qualificato per raggiungere i nostri obiettivi e poi il nostro personal trainer ci consiglierà e ci darà delle diciamo così informazioni su come allenarci e mantenerci in forma e in movimento a casa. Tutto ciò lo faremo in compagnia del nostro prossimo ospite, lui è un personal trainer, Alessio Amadei, in collegamento telefonico con noi, passiamolo a salutare. Ciao Alessio. Buongiorno, buongiorno a tutti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Buongiorno a te Alessio. Buongiorno. Allora, da quanto tempo sei un personal trainer? Allora, diciamo che io ho iniziato il mio percorso, prima facevo uno sport, facevo scherma e successivamente mi sono appassionato al mondo della palestra, quindi si parla di circa 10 anni fa, e da lì ho iniziato a fare diversi corsi con federazioni accreditate con il CONI, tipo la Federazione Italiana Fitness. Ecco, perfetto. E proprio qui per arrivare, guarda Alessio. Io approfitto prima di tutto e comunico i tuoi riferimenti social, perché sei molto social da quello che vedo. Facebook è Personal Trainer Alessio Amadei, Instagram Personal Trainer Alessio. A tutti coloro che ci stanno ascoltando, anche a voi amici dei social soprattutto, vi invito a seguire entrambi i profili, condividerli così arrivino a più persone e condividete anche questa nostra intervista. Poi, per avere più informazioni, basta visitare il sito web www.amadeipersonaltrainer.it. Alessio, dicevi che comunque hai seguito dei corsi certificati. Ecco, la mia domanda è l'importanza di essere sicuri che il personal trainer che ci seguirà è qualificato. Come facciamo a riconoscerlo? Perché come ben sai, ci sono purtroppo, diciamo così, persone che si improvvisano personal trainer e ancora peggio ci sono persone che rilasciano dei certificati di personal trainer dopo un weekend. Sì, diciamo che una figura professionale la riconosciamo anche dal metodo di lavoro. Cioè, il personal trainer non dobbiamo pensare che sia una persona che ci dà solamente una scheda di allenamento. Il personal trainer deve essere una figura professionale che riesce a seguire la persona a 360 gradi, quindi che si riesce a relazionare anche con altre figure come il medico nutrizionista e il fisioterapista. Perché facciamo un esempio, una persona che ha bisogno di un dimagrimento si rivolge a noi, noi ovviamente gli daremo un allenamento personalizzato, ma dovremo anche poi inviare questa persona ad altre figure come ad esempio appunto il nutrizionista. E il personal trainer deve saper anche relazionarsi con queste altre figure professionali. Inoltre dobbiamo, secondo il mio punto di vista, diffidare un pochettino da coloro che ci danno delle schede per così dire prefabbricate, cioè l'allenamento deve essere costruito sulla persona. Perfetto. Diciamo, io non sono d'accordo con quelle schede che si vede essere vendute su internet molto spesso, che vengono proposte come schede universali. Secondo me l'allenamento universale non esiste, deve essere studiato appunto sulla persona. Certo, anche perché ogni persona ha il suo percorso, magari ha anche qualche problematica specifica che va sottolineata e va ovviamente presa con occhio di riguardo. Esatto. Alessio, ecco, qualche consiglio per mantenerci in forma e poterci allenare a casa? Allora, diciamo che l'allenamento casalingo, tra virgolette, adesso è molto richiesto proprio per le condizioni in cui siamo. E innanzitutto dobbiamo dire che per l'allenamento non dobbiamo pensare solamente all'allenamento con i pesi che facciamo in palestra solitamente. Per allenamento noi intendiamo qualsiasi attività svolta, attività fisica che può essere svolta sì con i pesi, ma può essere fatta anche a corpo libero, può essere fatta con gli elastici. E a questo proposito noi l'allenamento diciamo in casa ci favorisce perché possiamo utilizzare qualsiasi tipo di materiale. Pensiamo ad esempio alle classiche bottiglie dell'acqua che tutti noi abbiamo in casa. Certo. Volendo possiamo usare queste al posto dei pesi. E l'attività appunto di allenamento in casa porta diversi benefici proprio in questo periodo. Innanzitutto ci porta una distrazione, quindi riduce i livelli di stress a cui siamo sottoposti. Inoltre ci mantiene in salute, quindi un corpo in salute è anche un corpo che riesce ad avere un sistema immunitario più forte. Inoltre non scordiamoci che è stato dimostrato come l'allenamento, quindi l'attività fisica,
produce endorfine che stimolano i centri del piacere assolutamente in maniera molto forte, quindi ci dà un aiuto a queste giornate passate in casa. Perfetto. A questo sì. Alessio, noi siamo giunti al termine di questa nostra chiacchierata. Io approfitto e ti concedo i microfoni di Live Social per farti, magari ecco così, lanciare un invito a tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando ma stanno seduti sul divano senza muoversi. Allora, io vi invito a provare un qualsiasi tipo di allenamento, che sia una corsa, che sia una corsa di supporto, riutilizzare una bicicletta che magari avete in cantina e non utilizzate da tanto, o un qualsiasi tipo di allenamento che vi venga in mente, sempre tenendo conto di non esagerare, cioè se fino a ieri eravate fermi non dovete adesso partire di quarta, diciamo, quindi fare tutto con gradualità, sempre nel rispetto della vostra persona, dei vostri limiti. Perfetto, perfetto Alessio. Alessio, io ti ringrazio per queste informazioni, per la tua disponibilità e ti saluto. Grazie a te e un saluto a tutti. Salutiamo Alessio Amadei, che è stato in collegamento telefonico con noi. Con lui potete rimanere in contatto contattando il 349 22 12 551 o visitando il sito web www.amadeipersonaltrainer.it. Lì troverete anche i link per i canali social. Io vi invito a continuare a rimanere sintonizzati su Radio News 24 perché le interviste storie continuano.